Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme la pastiera napoletana, quindi perfetta per questo periodo di Pasqua, e la faremo proprio uguale all'originale. Quindi partiamo subito. La prima cosa che vi dico di fare è di unire la ricotta e lo zucchero e di metterla a riposare in frigo 12 ore. Dopodiché, il giorno seguente, mettiamo all'interno di un pentolino il grano cotto insieme al latte, a 2 o 3 bucce di limone e insieme a un po' di burro. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate scritti nell'info box. Mettiamo anche un cucchiaio di fiori d'arancio e portiamo tutto sul fuoco. Allora deve bollire per circa 15-20 minuti fin quando il grano avrà assorbito tutto il latte, quindi deve risultare ben asciutto. A questo punto lo lasciamo raffreddare e nel frattempo ci occupiamo della nostra pasta frolla. Mettiamo all'interno di un mixer oppure fate tutto a mano in una ciotola il burro insieme a un po' di buccia di limone, ci mettiamo anche lo zucchero e un pizzico di sale. Amalgamiamo bene, dopodiché possiamo andare ad inserire gli altri ingredienti, ossia le uova e i tuorli, la farina e mescoliamo ancora. Io metto anche un cucchiaino di lievito in polvere, questo è facoltativo. Una volta che la pasta si sarà compattata, la portiamo sul piano di lavoro e iniziamo a compattarla. Non lavorate troppo la pasta frolla, altrimenti risulterà poco friabile. Quando si creerà il panetto e quindi non ci saranno residui di pasta sul banco, potete tranquillamente avvolgerla nella pellicola trasparente e riporla in frigo per una trentina di minuti, il tempo che il grano si raffredderà. A questo punto possiamo preparare il nostro ripieno, quindi vado a mettere all'interno di una ciotola 4 uova, le sbatto per bene e poi vado a metterci all'interno la ricotta e lo zucchero che avevo fatto riposare il giorno prima. Vado ad unire a questo mix anche i canditi e gocce di cioccolato, ovviamente all'interno potete metterci quello che preferite, e infine il grano cotto che si sarà ormai raffreddato. Mettiamo un attimo il ripieno nel frigo momentaneamente e riprendiamo la pasta frolla. Aiutandoci con un po' di farina, la stendiamo e vi dico che con queste dosi riuscite a fare 2 teglie da 20 cm oppure una grande da 26 cm. A questo punto stendo la mia pasta frolla e la vado a mettere all'interno di un contenitore. Io sto utilizzando un semplice contenitore in alluminio da 20 cm. Lascio i bordi molto alti perché mi serviranno poi per chiudere anche la pastiera, e a questo punto vado a creare anche le mie 7 strisce, perché la pastiera napoletana richiede 7 strisce. Mi raccomando, bucherellate anche il fondo perché è importante per la cottura. Adesso siamo pronti per riempire, quindi prendiamo il nostro ripieno, lo mettiamo all'interno della pasta frolla e poi ricopriamo con le 7 strisce di pasta frolla. Allora, la cottura, questa va sul ripieno più basso del forno a 150 gradi per 1 ora e 45. Se si dovesse cuocere troppo in superficie durante quest'ora e 45, metteteci sopra un po' di carta di alluminio. Ed ecco qui la nostra pastiera. Mi raccomando, lasciatela raffreddare completamente prima di sformarla. La ricopriamo con un po' di zucchero a velo ed è pronta. Come avete potuto vedere, non è niente di difficile da fare, è molto molto semplice ed è davvero molto golosa. È friabilissima, avrete una pasta frolla davvero molto molto friabile e un ripieno molto goloso. Quindi io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se la fate. Vi mando un bacio, aspetto sempre le vostre foto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, buona Pasqua!